Sì, appunto, io sono Veronica Vasarri, presidente del comitato d'Arcega qui di Arezzo. Come ho già detto ieri al convegno che si è tenuto, vi ringrazio appunto per aver scelto Arezzo, non so, in tempi non sospetti, però in questo momento in particolar modo la cosa ci fa ancora più piacere, perché appunto con il cambio anche dell'amministrazione qui in città, il clima rispetto a diritti civili e discriminazioni è decisamente cambiato negli ultimi mesi. In positivo o negativo? In negativo, purtroppo. In negativo, perché appunto non che le amministrazioni precedenti avessero mai spiccato per chissà quale slancio, ma perlomeno c'era un dialogo, perlomeno insomma, si è parlato di discriminazioni, di piccole azioni, iscrizioni alle reti redi o comunque piccoli progetti che l'associazione insieme anche alle istituzioni è riuscita a fare. Questo dialogo continua con la provincia di Arezzo, mentre con il comune si è appunto bruscamente interrotto, perché in 3-4 mesi di attività i temi all'ordine del giorno purtroppo sono stati l'uscita dalla rete REDI, un caso credo quasi unico in tutta Italia. Unico? Te lo garantisco, unico purtroppo. Cioè, la provincia di Cremona. Sì, però c'è stato un po' di problemi. Ci hanno ripensato, qui invece, nonostante appunto recentemente anche in Consiglio Comunale si sia chiesto di revocare questa revoca, scusate il gioco di parole, niente, non è una questione che interessa, poi appunto salvo difendersi dicendo ma non vogliamo discriminare, però il messaggio che la Giunta sta mandando è proprio questo. Quindi niente, il mio vuole essere così un ringraziamento, un saluto, chiaramente lo sguardo è di un'associazione che opera a livello locale, quindi è locale, ma ovviamente le tematiche nazionali, il dibattito nazionale si riflette poi nell'attività quotidiana, giorno per giorno, incontrando le persone, dovendo parlare con gli amministratori, ma non solo, quindi insomma vi ringrazio, parteciperò per una buona giornata dei lavori e poi invece appunto per le questioni nazionali lascio la parola a Flavio, grazie.